Sì, fammi parlare. Ti devo dire una cosa strabiliante. Ma lo sa la novità? Ho ricevuto una proposta di matrimonio. Sì, contentissima, d'altronde, cioè, me lo merito. Sì, ma... sì, sì. Guardi, è arrivato ieri sera a cena con un brillocco così, una roba. Ma guardi, se lo faccio vedere a tutte le mie amiche mi invideranno da me. Sicuramente, ma... cioè, nel senso, è un po' il sogno di tutte le ragazze, eh? Poi parliamoci chiaro, è un buon partito, una buona posizione, la sua famiglia ha un albergo, la villa con la piscina. Sarai felice? Felicissima, certo che sono felice. Ma lo sai qual è la verità? Che io non lo voglio sposare, ma non ci penso nemmeno. Sì? No, fammi parlare, lo sai che mi è successo? No, ti racconto prima tutto io e poi mi racconti che cosa ti è successo, eh? È un buon partito, per carità, casa al mare, villa dei genitori, però ecco, a me non mi interessa, a me piacciono le sfide ardue. Anche dei pupazzi. Oh, belli questi pupazzi, belli, sì. Il cane, che bello. Sì, non me lo voglio sposare, ma figuriamoci se voglio passare tutta la vita con lui nella villa in piscina con sua madre. Ma no, Cecilia, no. Vabbè, se ne parla dopo però, eh. Io ho già puntato gli occhi su un altro. Sì. Non te lo posso dire, però è bellissimo, è bellissimo. È alto, moro, con gli occhi azzurri, è fantastico. Sei la verità, io ho già messo gli occhi su un'altra persona. Sì, è così bello. Sai, non so se lo conosci, lavora qua in fondo. È alto, moro, con gli occhi azzurri. Bravo, Beatrice. Bello, ma no, ma è bellissimo. Però lo sai come la penso? Il matrimonio non fa... No, fammi parlare, ti finisco di dire, dai. Il matrimonio non fa per me, lo sai. Io sono una donna di mondo, sono una persona intraprendente. Ho già messo gli occhi su un'altra persona. Ma dicevo, non so se lo conosce, lavora qui in fondo di piazza, alto, moro, con gli occhi azzurri, bello, sì, troppo bello. Ma magari invece che dei pupazzi qualche bambola. Sì, mi faccia vedere. Secondo me mi sta per invitare a cena. Sì, me lo sento tantissimo. Te l'ho detto, io non lo voglio sposare col disgraziato, ma no, ma a me le cose facili mi stancano subito. Io voglio essere corteggiata. Servita, riverita, rimpinzata di regali. Sì, signora. Capiscimi, io lo so che gli piace, lo so che gli piace, perché come posso non piacere io? Certo, sono una persona da un certo fascino, certo. Ammetterai? Sì. No, perché ho capito che... Fammi parlare, ti finisco di raccontare, dai, fammi parlare. Insomma, ho capito che è meglio che io faccia il primo passo. Ma sì, perché lui è una persona timida. Timida, cioè così schifo, non mi saluta, ma per timidezza ovviamente, cioè perché comunque io so che gli piaccio. Lo so per certo, perché lo so che gli piaccio, d'altronde io sono una donna di un certo fascino. Certo, è un po' timido, Certo, ha un atteggiamento un po' strano, è un po' schivo, ma sarà timidezza, perché io lo so che gli piaccia. Pensa che gli possa piacere anche più bambole Ciccio Bello. Genere. Come l'hanno fatto bello. Lo sai, i miei tempi Ciccio Bello era molto diverso. Che bello, vorrei quasi tornare bambina. Ma pensa che gli possa piacere alla nipote? Sì, penso di sì. Sai, io ho anche pensato che magari, sì, potrei fare il primo passo io. D'altronde è una convinzione ormai centinaria che sia il maschio che deve fare il primo passo. Posso invitarlo io a cena. Solo che, ha questo atteggiamento così strano. Però lo so che ce l'è un pugno. Sì. Ma sì, a me non mi interessa il matrimonio, ma chi se ne frega? Io sono una persona libera, fondamentalmente, non ho bisogno di nessuno. Cosa vorresti dire, scusa? Ma certo che gli piace, me l'ha dimostrato in mille modi, ma non lo sai come dice il proverbio, in amor vince chi fugge. Ecco, lui mi scansa sempre, quindi di sicuro è innamorato di me. Ho anche pensato di invitarlo a cena. Ma sì, d'altronde io sono una donna intraprendente. Non è mica detto che sia l'uomo a far primo passo. Lo posso invitare io. Quasi stavo pensando, no? Che potrei invitarlo io a cena, no? Perché comunque tutto sommato coinvolge anche la nipotina, gli porta il Ciccio Bello. Ma no, ma alla fine voglio dire, è un cliché quello dell'uomo che deve fare il primo passo. Alla fine siamo nel XXI secolo, anche le donne hanno hanno il diritto di fare la prima mossa. Sì. Questi sono giochi da maschi, insomma, dicevo. Il Ciccio Bello, genere, sì. Oppure dei pentolini per fare
Non lo so. No, non voglio mica che mia nipote si instighi a diventare una casalinga frustrata, per carità. Anche perché, te l'ho detto, a me le sfide difficili sono quelle che mi piacciono. Gli altri mi annoiano. Anzi, guarda, non vedo l'ora di vedervi, invitarla a cena. Anche perché è una persona con un carattere un po' particolare, sì. Diciamo che è... Sembra che sia un po' misogino. Ah, le volte. Secondo te costano tanto questi? Senti, non credo una parola di quello che dici. Io non mi sbaglio mai per queste cose. Lui mi muore dietro. Non c'è niente da fare. Manca solo... Così, il coraggio di fare la prima mossa, sì, ecco. E lo farò io, sì, lo farò io. Tutto quello che voglio è godermi la mia libertà, la mia gioventù, sì. E far soffrire tutti questi spasimanti disperati. Così, sì. Silvia, ora però ci devo andare di là io, va bene? Ma no, ma io dovrei trovare il modo per conquistarlo, perché fondamentalmente, cioè, io lo so che gli piaccio, cioè, per carità, soprattutto che è sempre così schivo, non lo so, forse un po' di timidezza. Metto questo ragazzo, ma dammi un consiglio, scusami, è mezz'ora che parlo, dammi un consiglio, no? Sugli occhiali? Ma no, ma che sugli occhiali, sull'invito a cena? Io me lo sposavo, Ma... Potrebbe essere anche un'idea. Parla di vedere la nipotina, così poi lei decide se sposarsi o no. No, ma so che le dico, io sono contraria al matrimonio, perché io sono una donna libera, io non ho bisogno di nessuno. E poi le dirò una cosa. Cosa c'è di meglio che la libertà? Niente. Certamente. E la seduzione è tutto d'altronde. Lo puoi ben dire, sì, cara. Buono questo succo. Ma ti piace? Allora, ce l'ho fatta. Buono, sì. Senti, non mi farai cambiare idea. Ti ripeto, no, fammi parlare me. Non credo una sola parola di quello che dici, carina. No. Guarda, ci sono già pizzato, già preso l'appuntamento dal parrucchiere, oggi ci vado, mercato, una bella mettere e poi sono pronta. Vado al tuo negozio e ti chiedo di andare a cena stasera, ok? Capito?